Una parola per dire, Data Science Seed è da 5 anni che opera a Genova come associazione, prima siamo come costola di Italian Association for Machine Learning e adesso come associazione culturale indipendenti. Abbiamo iniziato le nostre attività 5 anni fa nell'incubatore sull'AI che ha fondato questo signore, Andrea, che però è la prima volta che riesce a parlare in un nostro meetup, quindi vuol dire veramente riuscire a beccarlo quando è in Italia e ha tempo di parlare è una gran fortuna. Quindi non pongo altro tempo in mezzo, eventuali presentazioni ulteriori le lascio a te se ce l'hai, altrimenti già ti conoscono sicuramente. Ti ringrazio ancora di aver girato questa occasione e a dopo e buon divertimento a tutti quanti. Grazie Marcello, a parte che grazie anche al Data Science Seed, le ricordo quando facevano i primi interventi a Digital Tree, secondo me era molto interessante che ci sia a Genova, è molto interessante fare cultura su questo tema, in questi giorni è molto più interessante, ancora più interessante. Adesso vi racconto, anche perché il titolo era divertentissimo, come è nata sta cosa qua. Io ero a Lecce a fare quella conferenza lì di IAMCP, che era la conferenza dei partner Microsoft, e visto che in realtà dovevo parlare di AI, infatti c'era Giorgio che mi ha invitato che qua con noi, e io ho detto, ah cavoli, devo spiegare cos'è l'AI. Poi arrivo a Lecce, prima di arrivare a Lecce, guardo il programma e c'erano 31 eventi, 18 sull'AI. Ho detto, ah cazzo, forse è cambiato qualcosa, no? Poi ovviamente in questo momento ne parlano un po' tutti, allora ho preso ChatGPT e gli ho detto, make this text more fun and enticing, perché ovviamente avevo fatto il classico testo, parlerò dell'AI, e mi ha fatto tutta quella roba, unraveling the tapestry of my artificial intelligence odyssey, al che Marcello mi ha scritto un WhatsApp dicendo, vera sei stronzo, scusa, fai queste cose qua e non vieni a parlarne a Genova, no? E gli ho detto, ma va bene, hai ragione, vengo a Genova, e quindi da lì è nata questa cosa qua, no? Voglio dire che oggi un pochino, e fra l'altro avevo messo nelle slide a Lecce questa cosa, why talking about AI, no? Perché mi capita spesso, vado a fare conferenze, a volte anche un po' in giro per il mondo, e c'è sempre qualcun altro che parla di AI, e molto spesso poi termini e dici, ma tu, no, io faccio il filosofo. Ah, e come mai parli di AI? In questo momento è l'argomento un po' del giorno, no? E quindi ne parlano un pochino tutti. Ora, lo scopo, diciamo, della presentazione di stasera è cercare di dare un minimo di idea di soprattutto cosa sta accadendo in termini di trasformazione, poi tanti sono più tecnici, quindi cercherò di usare anche qualche cosa più tecnica, ma un po' divertente, farò divertente e poi far vedere qualche progetto che abbiamo fatto in giro. Fra l'altro ci sono qua Antonello e Emanuele. Antonello scorso lunedì era con me a Malta a farne uno che non ho citato, e fra l'altro vi ha fatto già vedere Aida qua, eccetera, eccetera. Ma per cercare di capire perché questa cosa è una cosa che cambierà il mondo nei prossimi 3-5 anni in una maniera forse ancora più grande rispetto alle altre rivoluzioni che abbiamo vissuto, no? Perché è veramente una tecnologia super matura, poco conosciuta, tra l'altro molto con grande competenza a Genova, e non siamo mai stati bravissimi a capitalizzare questa competenza, e quindi ancora qui grandissimo merito ai ragazzi di Data Science Seed che in maniera volontaria si impegnano, e quindi se anche li potete sostenere è una grande cosa. Allora, intanto il mondo è fatto da dati e a volte non ce ne accorgiamo, questa è una roba che faccio vedere spesso, questo è il single day, chissà cos'è il single day? Già ce la perdiamo un po', no? Single day, Alibaba si è inventata single day, visto che c'era il Black Friday, il Cyber Monday, eccetera, eccetera, ha detto faccio il single day, in Cina sono tutti single perché lavorano un sacco, e quindi l'11 novembre vendono, si fa il regalo di Natale da solo, si sono inventati sta roba qua, sono partiti con questa cosa, no? E sono arrivati in crescita. Nel 2019 in un giorno hanno fatto 38 miliardi di dollari di vendita, nel 2020 74 miliardi, nel 2021 139 miliardi. Li vede in un'ora, in un giorno. Li vedete il fatturato delle aziende italiane all'anno però. No, quindi immaginate quante transazioni, quanti numeri, quanti dati sta raccogliendo questa gente. No, poi adesso sui dati sono diventati un po' shy perché hanno fatto una gaffa un po' cinese, nel senso che per far vedere che avevano un sacco di dati hanno fatto vedere come si comparava lo spending power delle donne sul bra size, no? Quindi sulla dimensione del reggiseno. Questa roba ovviamente gli ha fatto un casino pazzesco, come potete immaginare. Ma c'hanno un sacco di dati. Questa roba qua avviene in una maniera incredibile dappertutto, no? I dati, questo è un altro esempio che portavo per dire Obama nel 2008 faceva la sua campagna presidenziale, sulle campagne elettorali potremmo ridere per un sacco, ma praticamente aveva questo team marketing super top, che aveva scelto una serie di cose, nel team marketing super top gli hanno detto ma perché non usiamo A-B testing, questo è 2008, una roba molto banale, e hanno scelto le cose in funzione all'A-B testing, quello che funzionava di più. No? E la cosa bella è che il team di Obama, di marketing super top, aveva scelto la cosa che funzionava meno di tutte, no? La peggiore, da dati che arrivavano. Quindi i dati
sono la cosa che diciamo faccio da tanti anni e sui dati poi si analizzano e si fa l'intelligenza artificiale. Perché oggi si parla tanto di intelligenza artificiale? Perché ci sono una miliardata di dati, ce ne sono, questa non è mia, di Andrew Ng, ma veramente una quantità pazzesca di dati e una quantità pazzesca di computing power, tanta tanta performance. Ho preso questa roba qua che viene da un paper che fa vedere quanti erano in flop, quanti sono in flop, i flop necessari per addestrare i modelli. I flop sono le floating point operation per second, quindi quante operazioni virgola mobile vengono fatte al secondo. Se vedete, fino agli anni 92-2000 giravamo sul quello che si chiama teraflop, quindi 10 alla 12 flop, adesso siamo su 10 alla 24, quindi abbiamo, non è il doppio, 10 alla 24 rispetto a 10 alla 12, voglio dire, c'è qualche matematica in sala, lo sa, ma voglio dire, e quindi siamo passati dal deep learning, che è arrivato nel 2010-2012 più o meno, siamo passati alla quella che viene chiamata large scale era. Quindi oggi proprio computing power a stecca. Fra l'altro tutte le spinte verso l'efficienza di questi modelli stanno perdendo sempre. Adesso poi vi farò vedere, ma questi oggetti consumano quantità infernali di computing power perché diventa sempre più economico. È una roba, questa è un'altra roba che diceva Joshua Benjo, che è un personaggio che ha avuto la fortuna di conoscere, che è un personaggio fantastico, diceva guarda come è arrivato il deep learning, immediatamente il benchmark sul riconoscimento del parlato nei robot è diventato migliore di quello degli umani, si fa un supervised reinforcement learning, questa parte qua ormai viene chiamata analytical AI, perché è uscito il generative AI. Il generative AI in questo momento è uscito il generative AI e quindi adesso cambierà davvero il mondo. In realtà non è proprio così, anzi il generative AI è molto più avanti di quello che si vede oggi e si utilizza oggi, è molto variegato e molto vasto, ma tutta la parte analitica AI è pazzesca, anche quella sta crescendo e probabilmente cambierà anche più il mondo. Io credo che il mondo sarà più cambiato dalle auto a guida autonoma che da ChatGPT, anche se ChatGPT sta avendo un impatto importante dal punto di vista di quello che è la percezione delle persone. Qualche anno fa, quindi quando stavamo aprendo Digital Tree, e quindi come raccontava Marcello, facevo vedere questa roba, che era una roba che secondo me era stunning, la gente ai tempi non la comprendeva benissimo, che Google aveva fatto primo generative, no? 7 febbraio 2017, adesso qua taglio un pochino e non si vede, ma Google Brain aveva detto, cavolo, io ho preso quell'immagine lì che vedete nella prima colonna e ci ho costruito un'immagine sintetica, no? Sono riuscito a prendere un'immagine super pixellosa e ne ho fatto un'immagine sintetica. Quella roba, per chiunque ha fatto analytical AI per tantissimi anni, come ho fatto io, era wow. Perché era creare contenuti sintetici probabilisticamente efficienti, no? E quindi diciamo, wow, questa roba qua è pazzesca. E adesso siamo 100 per, forse, anzi, 100.000 per. E il 2020, anche qua ho lasciato un tweet, questa è una slide mia del 2020, luglio del 2020, usciva GPT-3. Io dicevo, guardate, fra l'altro guardate quel tweet del 2020, il tipo dice, guarda, ho usato GPT-3, che ai tempi si usava tramite API, per far creare un sito come Google, farmi scrivere il codice per creare un sito come Google, 2020, ok, 3 anni fa, no? Nessuno, cagava nessuno, cioè, non era preoccupato. E addirittura facevano sti giochini del tipo, ah, facciamo competere gli umani con GPT-3 all'università, scrivimi un report sui research methods, COVID-19 vaccine efficacy, piuttosto che fammi un policy memo su Low. Ovviamente sul creative writing non era particolarmente bravo, no? Quindi era già una roba che c'era da un sacco di tempo e non la vedevamo, no? Poi, e fra l'altro chi è esperto di questa roba qua è rimasto off balance, no? È rimasto un po' fuori equilibrio, perché la velocità con cui sono arrivati questi robi e la qualità che hanno raggiunto in tempi rapidissimi ha sorpreso tutti. Questi oggetti nascono da un paper del 2017 di Google Brain, Vasvani, e a un certo punto ha detto, ma sapete che c'è? Un modello che tutti noi abbiamo utilizzato per fare il natural language processing, che si chiama SEC2SEC con le recurring neural network, provo a cambiarlo un po'. Ci mettiamo un concetto che si chiama self-attention. Non lo spiego perché poi è un po' tecnico. E dice, 2017. Nel 2018, dei ragazzotti, tra cui Sam Altman, che c'è ancora, dicono, facciamo OpenAI. Quindi OpenAI per dare al pubblico, e si inventano un primo modello che si chiama GPT-1, subito dopo il paper, no? Prendono un po' di mattoncini Lego, questi oggetti sono mattoncini Lego, gli do un corpus di dati, li scompongo in mattoncini Lego e poi gli insegno a prendere un qualcosa che gli ho dato e dividerlo in mattoncini Lego e poi ricostruire qualcosa di simile o che mi interessa usando gli stessi mattoncini Lego. Poi sono andati avanti e cosa hanno fatto? Hanno messo più mattoncini Lego e più dati. Quindi non hanno fatto niente di strano, hanno fatto GPT-2 nel 2019, che è stato il primo che l'hanno misurato su questo
benchmark che si chiama MMLU e faceva il 30%, e vi giuro, quando abbiamo vinto il 30% dicevamo, cazzo, fa il 30% sull'MMLU. Cioè, ci sembrava tanto. Poi arriva GPT-3 nel 2020 e fa dal 43 al 53, diciamo, oh cazzo. E quindi le conferenze, facevamo vedere. Qual è stato il problema? È che poi loro hanno fatto un po' di lavoro, che è quello che vedete sotto, quindi hanno fatto un po' di supervised e poi hanno fatto Human Ranking Results Reward Model, quindi una sorta di reinforcement learning, ci hanno messo delle persone a dire questo mi piace, questo mi piace meno, in funzione di una serie di prompt prestabiliti, poi ci hanno fatto un po' di ottimizzazione e poi l'hanno lasciato ChatGPT, che faceva il 70%. Una saturazione dei benchmark così alta è difficile vederla, no? In tempi così rapidi. Dov'è che poi è uscito ChatGPT-4, fa l'86,4. E su questa roba qua che si chiama MMLU, no? L'MMLU qua, vedete, l'MMLU con i modelli, ce ne sono un sacco d'altri, in grigetto i pallini che vedete sono tutti gli altri modelli, quindi quando vedete per esempio tra luglio 2022 e gennaio 2023 tutti quei pallini grigi sono tutti gli esperimenti che hanno fatto in termini di modello che hanno performance minori, no? E questo oggetto che cosa fa? Fa sta roba qua, quindi gli danno Humanities, Social Sciences, STEM, Other, misurano quanto sono buoni questi oggetti e poi fanno una media e dicono vediamo quanto è buono uno, quanto è buono l'altro. Che vuol dire che sono per certi versi anche più efficienti della capacità media di un essere umano, perché non è che l'essere umano è in grado di risponderti a STEM e Humanities e Social Sciences, no? Perché sono tre campi di expertise diversi. Quindi la velocità e il livello di qualità che ha raggiunto in tempi così rapidi ci ha fregato tutti. Siamo rimasti un attimo, oh cazzo, va troppo veloce sta affare. E infatti questo è bellissimo, questo mi è piaciuto tantissimo, l'anno scorso a un certo punto, un po' per scherzo l'hanno fatto, ma neanche troppo, visto che si dice che i benchmark saturavano, quindi quello che vedete Superglue è un benchmark, che avevano fatto, fra l'altro presentato al Neurips nel 2019, DeepMind, Meta, adesso c'ho il benchmark definitivo, fantastico con questi, vedete, funziona solo a 70, pan, 2 anni e funzionava meglio degli esseri umani, no? E quindi si sono inventati questo benchmark che hanno chiamato BIG, Beyond Imitation Game, forse Imitation Game qualcosa vi ricorda, no? E quindi hanno detto vediamo che cosa fare, no? Perché tutti i benchmark andavano a saturare, per esempio gli hanno dato, questi sono i task che ci sono dentro Bing, per esempio rispondi agli indovinelli Kannada, non so neanche cosa siano, quindi non ho più pallida idea, piuttosto che decifra le regole del linguaggio e il lessico da alcuni esempi e quelli sono alcuni dei linguaggi che ci hanno messo dentro, no? Quindi hanno detto mandiamo dei benchmark ancora più forti. Perché? Perché la velocità a cui questi robot stanno arrivando è troppo alta. Quindi tra 3 anni, se io taglio una riga, io sono abituato a fare previsioni, se io taglio una retta, tra 3 anni questi oggetti, non sarà così perché si stanno già specializzando, quindi ci sono quelli sul medico, quelli sul matematico, eccetera, eccetera, ma sarà notevole. Primo spoiler, prima rivelazione, il coding è morto. Okay? Non si scriverà più codice nell'arco di 3, 4, 5 anni. Serviranno sempre degli architetti, ma il codice non c'è più, è finito. Io scrivevo codice in assembler, cioè è uscito linguaggi diciamo evoluti, e poi sono usciti RAD, poi sono usciti i metalinguaggi, poi è uscito Python purtroppo, purtroppo perché è un gran casino, poi tre volte scrivere codice in Python, adesso è finito tutto, nel senso che ormai il codice verrà scritto da questi oggetti in tempi anche sufficientemente rapidi. L'uomo servirà, dovrà scrivere le architetture, dovrà capire i bisogni, ma questo oggetto qua se lo mangerà in tempi rapidissimi. Ora, alcune considerazioni. Prima cosa, il gran problema è che la gente gli ha dato questa sorta di ruolo di Dio a questi oggetti. Questi oggetti non sono truthful, cioè non dicono la verità. Dicono, io dico sempre quando vado alle conferenze, sono meaningful and not accurate. Mi sa che Antonello questa me l'ha già sentita dire un paio di volte. Questo è WebGPT, questa chart non me la sono inventata io, è di OpenAI. Loro hanno provato a fare WebGPT, per dire, cavoli, dobbiamo fare delle cose che sono più veritiere. Quella riga che vedete in alto è quanto l'uomo è presunto veritiero e quanto l'uomo è presunto informativo, cioè ti dà un contenuto che effettivamente arricchisce di informazioni, non ti fa supercazzole, detta in GPT-3, come vedete, non è proprio informativissimo e veritiero, no? Cioè, è proprio bravissimo. GPT-3 con gli helpful prompts sale un pochino di più in termini di informatività, ma come truthfulness vedete che sta sempre molto basso, e quindi hanno fatto WebGPT per renderlo più veritiero, no? Quindi questo è già un primo problema. Questi sono engine di decodifica, molto più che engine di creazione. Quindi sono engine che riescono ad analizzare molto bene il testo, sono un po' meno bravi a costruire delle cose un po' ex novo.
Seconda cosa abbastanza interessante, l'efficienza è morta, cioè quelli sono alcuni esempi presi da un altro paper di come cazzo facciamo a prendere questi transformer e renderli efficienti. Ci sono stati tanti tentativi e sono tutta una serie di paper, facciamo per esempio fixed factorization on random patterns, facciamo lo sparse, facciamo il memory desampling, uno che è andato avanti non c'è. Continuiamo a usare sempre modelli molto pesanti, quindi che consumano un sacco di computing power, ci frega di più quello che è la qualità del risultato che la sua efficienza dal punto di vista computazionale. Altra cosa, il controllo. Quindi quello che vedete sotto è il controllo. Quelli che vedete sono alcuni dei modelli che sono usciti da maggio 2021, fra l'altro come vedete ce ne sono tanti cinesi, Ernie cinese, Pangu cinese, Bloom cinese, GLM cinese, quindi questi qua sono tutti cinesi. Molti sono open source, quindi sono pubblici, sono accessibili, e quindi la domanda è perfetto, ma sta roba chi ce l'ha? No. E OpenAI stessa è diventata closed, non è più open, quindi è diventata un po' più controllata. No? Quindi bisogna anche su questi modelli fare un pochino d'attenzione. Quello che spesso vado a dire io, questa è un'altra slide che viene da un'altra conferenza, l'abbiamo fatta vedere sia a Milano che a Zurigo, è che questi modelli sono foundational, cioè sono in grado di analizzare tanti tipi di dati diversi mettendoli insieme facendo sintesi. Questo viene da un paper che è fatto da un economista famoso che si chiama Banerjee, insieme a un altro che si chiama Moore e Eric Topol, e dice, ma cavoli, ma se io riuscissi a prendere tutti i dati testuali che ho, immagini, EHR sta per Electronic Health Records, quindi diciamo dati salute digitali, omics grafici, riuscirei a fare delle sintesi molto rapide, per esempio per un infermiere o per un medico. No? Quindi riesco a usarlo come engine per sintetizzare e consumare dati, più che a generare informazioni. No? E ce ne sono alcuni, tipo Mad Palm, il Voodoo è incredibile, fa queste robe in una maniera veramente pazzesca. Minerva, se volete giocarci, è un altro bellissimo modello che fa matematica, risolve problemi matematici. E anche Minerva fa un sacco di... Non è che risolve problemi matematici, le equazioni, cioè risolve problemi matematici di livelli di complessità molto alti. Quindi molto molto carini, si arrivano questi engine che sono in grado di decodificare contenuti complessi più che generare cose ex novo. Quindi, voglio dire, c'è GPT behind the scenes, il large language model, sono il futuro? Beh, mica tanto, anche questo nel 2020, questo ai miei figli piace tantissimo, nel 2020 facevo vedere questo signore, si chiama Toy Boy Fan, che faceva le principesse Disney fotorealistiche, anche questo era un po' che ce l'avevamo, però anche qua la velocità e la qualità che è arrivata ci ha sorpreso un po' tutti, un po' meno devo dire, nel senso che questo è un paper che ho fatto fra l'altro all'MIT, che è così vicino all'Università di Genova storicamente, quel signore che si chiama Ian Goodfellow con Benjo, e aveva fatto il paper sulle GAN, prima c'erano i variational autoencoder che erano quelli che aveva fatto Google, ma dalle GAN siamo arrivati ai modelli diffusi, quindi che hanno inserito due componenti, tutte e due molto molto interessanti. No? Quindi le GAN erano degli oggetti a cui io davo più o meno che cosa devi fare, lui gira, finché effettivamente non riesce a fare una cosa che ci assomiglia, qualità sorprendente, delle robe pazzesche, potete scaricare tutto free, Big GAN, Style GAN, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto qualcuno ha detto, no ma aspetta, facciamo una roba diversa, facciamo un modello diffuso, no? Quindi facciamo, gli diamo i dati, piano piano inseriamo del rumore gaussiano e dopodiché dal rumore gaussiano gli facciamo generare i dati, no? E quindi facciamo questo processo che poi adesso vediamo, che è ormai diventato lo state of the art. Il problema è che di nuovo Nvidia a un certo punto genera questo affare che si chiama the image generation trilemma, dove dice, ma che faccio? Lo voglio efficiente, cioè che non consumi tanto calcolo. Lo voglio che possa fare tante cose diverse, quindi mode coverage diversity, o voglio della roba di alta qualità? Ecco, la risposta è che l'efficiente non lo vuole nessuno. Tutti quanti stanno a destra e fanno tanto calcolo, tanta modalità, no? E quindi stanno morendo piano piano le GAN, adesso c'è uscita questa cosa qua che hanno chiamato Gandhi, che è un po' le GAN, un po' diciamo i modelli diffusi, ma il tema è questo, loro che cosa si fa? Questo è lo state of the art classico, che sono CLIP, i transformer, più i latent diffusion model, che vanno a generare, partendo da un qualunque tipo di prompt, le immagini. I modelli, gli LLM, sono bravissimi a generalizzare, quindi capiscono nel prompt, a Corgi playing a flamethrowing trumpet, capisce che cos'è un flamethrowing trumpet e cos'è un Corgi, mentre invece i modelli di... latent diffusion, la diffusione latente, sono modelli probabilistici che si usavano per il gas,
per capire come il gas avrebbe riempito uno spazio, sono fantastici per i dettagli, capiscono bene i dettagli. Bello, dice, fantastico, mi interessa il giusto, bene, anche questi affari sono andati a una velocità pazzesca, no? E quindi sono partiti da Dalì, primo paper che ha tirato fuori OpenAI a gennaio 2021, Midjourney V1, V2, V3, Stable Diffusion, Dalì 2, V4 e V5. E se vedete la differenza tra il V4 e il V5, a parità di prompt, adesso qua si perde un po', è incredibile. Midjourney V5 è incredibile, fa delle cose che sono difficili oggettivamente, quasi addirittura difficili da riconoscere rispetto alla realtà. E anche qua praticamente tutta la parte di quello che si chiamava stock photo è finito, ma buona parte della grafica è finita. È finita, non serve più, nel senso che questi oggetti hanno livelli qualitativi più alti e sono più economici e più efficienti, no? Che non vuol dire che poi non serve la creatività dell'uomo per scegliere che immagine generare. L'anno scorso, a giugno, io sono abbonato, oltretutto l'Economist esce con questo AI's New Frontier, la copertina è tutta generata con Midjourney V2 e quindi comincia a mettere una cosa di questo genere. Recentemente ho fatto un po' di chiacchiere con Feltrinelli, proprio l'azienda, e più o meno stimano che tra il 7 e il 12% della produzione che si può letterare, che si può prendere su Amazon, anche grafica, è generata sinteticamente, dal 7 al 12%, ma stiamo già pagando, no? Quindi nuove opportunità, nuovi mondi. Questa l'ho fatto qualche settimana fa, quando sembrava che Trump lo mettessero dentro, poi è uscito Macron sui bidoni della spazzatura, il Papa che fa qualunque cosa, il Papa è un soggetto che apprezzano moltissimo, e recentemente il New York Stock Exchange mi sembra che abbia perso 8 punti in una botta, perché hanno messo una foto di una presunta bomba al Pentagono, hanno usato la spunta blu del Bloomberg, si sono comprati un Bloomberg su Twitter e l'hanno pagato, così aveva la spunta blu, e ha perso 8 punti, quindi anche queste cose sono cose interessanti, ma secondo me per esempio non si vede la roba che secondo me è il maggior rischio che abbiamo oggi, che sarà l'audio sintetico. L'audio sintetico che arriverà nel 2023 è molto più efficace, perché comunque noi abbiamo un po' di percezione, là vediamo che non c'è scritto polizia, qualcosa nel nostro cervello, quello scritto MLL, ci viene in testa che quella roba non è tanto reale, abbiamo una sorta di anticorpi che ci aiutano a frenarlo. L'audio di una persona che conosciamo sarà molto più difficile da decodificare. Questo è un robot che ho fatto, stiamo facendo un progetto su una AI Platform for Tourism per il governo maltese, per questo che poi con Antonio eravamo là, e quindi avevo fatto questa domanda, how AI could be beneficial for tourism industry, l'audio è sintetico con StyleGAN e il video generation non più. Yes, AI has the potential to bring numerous benefits to the tourism industry, including... Ed è animata. Personalized experience. AI can analyze customer data and preferences to provide a more personalized experience, such as recommending tourist destinations and activities that match their interests. Vabbè, adesso non vi tedio con questa roba qua. Mia moglie lo odia, è una, cioè, tutte le volte che lo vede rimane così scary, e invece mio figlio piccolino dice è creepy papà, sembra che mi fissi, voglio dire, però ovviamente anche qua nel giro di 3-4 anni chiunque avrà il suo avatar, no? Voglio dire, ma il suo avatar fotorealistico, quindi che magari partecipa alle call. Io sarò il primo a provarlo perché chiaramente ogni tanto ne faccio alcune di call che dico ma perché sono in questa call che non devo dire niente di intelligente. Perfetto, allora uno dice, beh, allora tutto lì il generativo. In realtà il generativo più interessante, più pericoloso, non è, boh, è sempre un po' overlooked, la gente non è che lo vede più di tanto, che è la roba più potente, nel senso che questi sono tutti modelli statici. Cioè stati addestrati, sono carini, sono potenti, ormai si cerca di farli più grossi, di trovare i dati migliori, usciranno la V6, V7, V8 di Midjourney, usciranno altri 27 LLM, se siete curiosi iscrivetevi alla preview di Claude, di Anthropic, che è veramente notevole, ma ne usciranno altri 236 verticali che faranno N altre cose. Queste robe però sono più potenti, più pericolose, per certi versi anche un po' più inquietanti, perché quelli sono modelli statici. Tanto sono addestrati, tanto sanno, più di tanto non si muove. Questa roba invece, questa anche qui la facevo vedere un po' di tempo fa, DeepMind si era inventato AlphaGo, che aveva battuto l'Isidol, eccetera, eccetera. Uno diceva, cavoli, ma che bello questo oggetto che continua a imparare. Poi hanno detto, ma aspetta, facciamo AlphaZero, quindi andiamo oltre, insegniamo a giocare a scacchi, insegniamo a giocare a un sacco di altri giochi, Shogi, Go. Naturalmente, vedete, AlphaZero contro AlphaGo, si è mangiato anche AlphaGo, Stockfish, che è il miglior programma di scacchi, se l'è mangiato, Shogi se l'è mangiato molto di più, in 9 ore, no? E quindi si sono inventati questo apprendimento per rinforzo. Questo è continuous learning, quindi questo oggetto invece continua a apprendere. Se lo continuate a far giocare, un sistema basato su agenti diventa sempre più efficiente, no? Voglio dire, e questo è, almeno secondo molti,
uno dei progetti più interessanti di OpenAI, si chiama Five, di nuovo l'hanno un po' chiuso, prima era un po' più aperto, era un po' più interessante, dove hanno preso dei videogiochi, fra l'altro cooperativi, con diversi umani che giocano insieme, e li hanno fatti giocare contro i loro sistemi, fino a quando i sistemi sono diventati talmente bravi, più bravi degli umani, che hanno cominciato a fare giocare contro altri sistemi, no? Quindi uno contro l'altro, e sono diventati più bravi, più bravi, più bravi. Quindi questa cosa qua dell'apprendimento per rinforzo, in tutti i sistemi dove c'è un goal, quindi devo ottenere una massimizzazione di un risultato, una minimizzazione di una perdita, funziona molto bene. Vi viene in mente qualcosa che potrebbe essere applicata a questa roba? Al DARPA è venuto in mente questo. Mettiamolo su un F-16. No? E quindi, fra l'altro, ci sono i video, potete scaricarveli, hanno fatto la presentazione Zoom, come vedete, questo è uno screenshot che ho preso dalla presentazione Zoom, è su YouTube, è pubblica. Hanno preso questo signore che, nome in codice Banger, che è un Top Gun, l'hanno fatto giocare su un simulatore contro Heron, che invece è questo oggetto di Alpha Dogfight. Ovviamente ha vinto Alpha Dogfight a mani basse, nel senso ha fatto 5 scontri, ha vinto 5-0, ma c'è il video, ve lo potete guardare. Il problema è che questo era nel 2021, quindi poi hanno continuato a farli giocare, naturalmente, no? E quindi questi oggetti sono sempre più presenti. Questi oggetti invece, a differenza dei modelli statici, continuano a crescere per andare a massimizzare l'obiettivo, no? E questa è sempre una roba che nelle conversazioni poi ricorre e in certi versi spaventa anche un pochino. Quindi questa è più o meno stata il past timeline della generative AI. Per altra cosa, lì è quando abbiamo tirato su di tre, quando avete fatto le prime cose, quindi è stato Ian Goodfellow, poi c'erano le GAN di Google, il paper di AlphaGo, i Transformer, GPT-1, GPT-2, GPT-3, InstructGPT. Fino ad allora nessuno ne parlava. InstructGPT è uscita a gennaio 2022, ogni tanto diceva, hai visto InstructGPT? E ne parlavamo in 5. No, voglio dire, poi è uscito ChatGPT ed è successo questo, cioè il cambiamento esponenziale è passato da essere deceptive, quindi la gente parlava di AI ma non la vedeva, a essere disruptive, quindi mentre prima era facile non accorgersi della roba, io la vedo come quella retta blu, cioè io vedo quell'affare che va dritto così. Non la vedo così, no? Voglio dire, mentre invece poi il mondo c'è un po' saltato a bordo, e quindi investimenti, e quindi tanta concentrazione, che di nuovo può andare in direzione corretta, oppure in delle direzioni un pochino più rischiose, un pochino più pericolose, no? Oggi l'AI generativa è boom, nel senso che fa testo, codice, immagini, voce, video, 3D, ma tanta altra roba. AlphaZero fa biologia e chimica, fanno automaticamente robotic process automation, fanno dati sintetici, adesso per esempio c'è tutta questa fame di dati sintetici che si fanno con le GAN ancora, no? L'altro giorno ci ho aggiunto ontologie parlando con Antonello, oltretutto stavo riflettendo su questa cosa, però per esempio quest'anno, secondo molti, sarà l'anno della sintesi vocale, quindi quest'anno avremo degli oggetti che parlano come noi, e quindi anziché fare yes, di AI, ma con quella voce un po' così, farà la mia voce con le mie intonazioni e con le mie cose. E fra l'altro una slide in italiano, almeno ce l'ho, si vede che effettivamente sono in italiano, di solito poi non presento in Italia e quindi normalmente, scusate, sono tutti inglesi. Quindi voglio dire, ma l'analitica AI, questa mi piaceva molto come meme, nel senso che in questo momento tutti quanti sono sul generative AI, il data driven decision making, che lì che poverino sta, il data foundation sono mezze defunte. In realtà se guardate, quelli sono altri tre benchmark, li ho presi dallo stesso paper del Big Benchmark, del Beyond Imitation Game Benchmark, e sono tre benchmark su tre casi di analytical AI che, come vedete, saturano anche in quei casi. Quindi in realtà anche l'analytical AI sta performando molto molto bene, no? La Tesla recentemente ha cambiato la sua linea di produzione, ha tolto i LiDAR. Questa cosa è passata un po' sotto traccia. Perché? Perché sulle telecamere sono altamente efficienti. Quindi non gli frega niente di aggiungere un altro dispositivo. Non ha tolto il prezzo, però ha tolto il LiDAR. E quindi sulle Tesla che escono hanno solo le telecamere. Quindi questi oggetti, anche l'analytical AI sta andando molto molto bene, anche il data driven decision making ha un'opportunità, e addirittura le due cose in qualche misura si possono combinare, no? Il problema è sempre portarle a terra, nel senso che mediamente le aziende pensano che funzioni così, quindi ci sono i dati, ci metto una spalmata di AI sopra e c'è un sacco di valore, mentre invece il lavoro è molto complicato, bisogna fare collaborazioni multidisciplinari con chi i dati li domina, bisogna fare tanto business design e bisogna pensare agli impatti, cioè se questa cosa effettivamente vale la spesa, vale la candela, oppure se la si fa per cosmesi. La complessità è molto complicata, fra l'altro adesso ci sono un sacco di constraint, la Commissione Europea ha rilasciato, dopo averci aggiunto
pochino di cose a matita dell'ultimo momento sul generative AI, l'AI Act, quindi una regulation sulla parte di AI. Se volete potete anche guardarvela, che è abbastanza interessante, ed è molto complicata. E quindi il punto è, va bene, ma come si fa? E quindi ho detto, portiamo qualche esempio. Questo è il primo esempio, qua c'è il video se volete andare a vedere. Nel 2019 mi ha chiamato, c'è un pezzo di organizzazione, si chiama DG Reform, che è un direttorato generale della Commissione, per fare questo progetto, la European Artificial Intelligence Blueprint sulla governmental adoption. E quindi lavoriamo con le Fiandre, che ho scoperto essere la quarta regione al mondo per innovazione. Io manco, ero molto, ovviamente sono belghe, quindi hanno una cosa di questo tipo, e hanno detto prendi un paio di organizzazioni, tra cui questa Flanders Investments and Trade, che è questa FIT, e vediamo come potete renderla meglio con l'intelligenza artificiale, no? Che si può fare con l'intelligenza artificiale, con questi qua? Quindi altro punto di vista, non più i modelli, non più come evolve, ma il business. E quindi abbiamo detto, bah, intanto vediamo che cosa fanno questi. Quindi abbiamo rappresentato che cosa fanno, questi cercavano di convincere le aziende estere a investire nelle Fiandre, quindi tante aziende potenzialmente tutto il mondo che si trasformano in opportunità in un tempo T, finalmente investono nelle Fiandre, alcune investono e altre sono sprecate, e tante aziende fiamminghe che decidono di esportare, magari prendendo dei sussidi, e anche qua alcune riescono a esportare con successo e altre invece si sprecano. Per fare questo fanno del marketing, fanno degli eventi, hanno dei servizi on demand e hanno della conoscenza. Questa è una rappresentazione di un modello di business, di un'azienda che fa, tipo l'Istituto per il Commercio Estero, tanto per darvi un'idea. Italiano, e quindi abbiamo detto va bene, tu hai dei KPI che sono waste, cioè vorresti sprecare meno tempo possibile su aziende che poi non esportano, su aziende che poi non investono, vorresti metterci minor tempo possibile, time, e vorresti spendere meno possibile, cost. Quindi andiamo a vedere che cosa puoi fare per fare in modo che questi KPI migliorino, e quindi puoi migliorare la tua interazione con i tuoi clienti, puoi dare capacità alle tue persone, puoi cambiare i processi. E quindi abbiamo fatto un assessment su dove erano loro su 5 assi. Quello è un modello di valutazione delle AI readiness che è stato fatto da Ovum, se non mi sbaglio. Abbiamo guardato come erano messi loro, perché è chiaro che non è che puoi dire fai questo, 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 se poi l'azienda non è pronta, se l'organizzazione non è pronta. Abbiamo visto le 5 solution area delle AI, quindi dalle prescription agli insight, e poi gli abbiamo detto ok, questo è cosa puoi fare. Quindi c'hai pochi dati, le prescription non vanno tanto bene perché ne servirebbero di più, prediction e personalization, la data relevance è sempre molto significativa, quindi rischi di avere delle previsioni che non sono tanto efficaci, conviene che fai automazione, che ti concentri sugli insight. E quindi gli abbiamo dato 4 core initiative, tra l'altro non c'era ancora OpenAI, ma gli abbiamo detto fatti una bella conversational platform, fatti di un bel information retrieval, che chiaramente con OpenAI cambia tantissimo. Parti da una data driven approach culture, perché se poi le persone non ti seguono non lo fai, e alla fine puoi fare digital marketing sia per i tuoi clienti che per le aziende che devono andare a esportare delle Fiandre. Questa roba è piaciuta tantissimo, adesso poi ho preso 4 slide di 200 ovviamente, alla fine abbiamo fatto anche queste robe, questo per esempio l'abbiamo fatto con l'ufficio di New York, questa organizzazione ha 180 uffici sparsi per il mondo, perché l'ufficio di New York deve convincere le aziende americane a investire nelle Fiandre, no? E quindi abbiamo detto che cosa fa quando si sveglia al mattino una persona che vive lì, cerca nuove opportunità, cerca nelle notizie, capisce gli inviti per la prossima missione di Trade Invest, le aziende giuste, pianifica i meeting efficaci, si prepara, va a capire come sono andati i contatti che ha fatto nel passato e si prepara e personalizza le varie cose. E poi tutti i vari modellini o le varie soluzioni con i diversi livelli di maturità che poteva utilizzare per avere più efficacia, con il livello di efficienza che avevano in quel momento. L'hanno fatto e devo dire che l'impatto è stato abbastanza interessante, cioè quindi sono passati, tra virgolette, solo 4 anni e stanno avendo, in questo momento sono la seconda agenzia che performa meglio al mondo dopo i cinesi. I cinesi ovviamente hanno il vantaggio che tutti vogliono andare in Cina, quindi attrarre gente in Cina è più facile perché hanno un mercato che avete visto prima molto forte. Ora, quindi, come dicevo, adesso non torno sulla slide precedente, è importantissimo fare pianificazione, business design, impact. Provo a cambiare l'angolo, no? Questa è una domanda che mi faccio e che ci si fa sempre di più, no? Da Alan Turing, che diceva we should expect
the machines to take control, a E.J. Good, un altro matematico che diceva speriamo che la macchina sia abbastanza docile da dirci come fare per tenerla sotto controllo. Ovviamente erano tanti anni, quindi stiamo parlando del 65, ma quel signore lì, bam, cedi a te, è partito il Wi-Fi guest. Ma quel signore lì, che si chiama Marvin Minsky, peraltro ha scritto un paio di libri molto interessanti, è un matematico, è stato il fondatore degli AI Labs dell'MIT. È morto nel 2016, purtroppo, e quel signore ha detto, occhio, perché quando faremo delle macchine così potenti, the slightest accident of careless design, quindi come sbagliamo a progettarla, quella roba lì, rischiamo di creare un casino grosso, no? Sono robe potenti e quindi bisogna fare attenzione. E questo anche nel pensiero di quello che abbiamo visto. No? Quindi che cosa fa? È bello? Ci aiuta? Oppure ci ammazza tutti, come alcuni si preoccupano? Intanto c'è questo paper che faccio vedere spesso, molto bello, se volete leggervelo è carino. Questi si chiamano Sustainable Development Goals e sono 17 obiettivi che hanno le Nazioni Unite per cercare di avere un futuro più sostenibile e positivo in giro per il mondo. Sotto ci sono 170 sottobiettivi, quindi non voglio povertà, voglio zero hunger, good health, eccetera, eccetera. Li potete vedere, hanno detto andiamo a vedere l'AI se in questi casi è un abilitatore, enabler, o un inibitore, inibitor. E quindi sono andati a misurare tutti i vari abilitatori. Come vedete alcuni tipo 10, che è la reduced inequalities, rischia di essere sia un abilitatore che addirittura per certi versi quasi più un limite, no? Perché chiaramente chi ha accesso a sta roba avrà ancora più disuguaglianza, no? Rispetto a chi non ha accesso a questa roba. Ogni tanto abbiamo fatto i progetti in Africa e diciamo, ah, potremmo usare questa cosa. Dice, no, non hai capito, Andrea, non c'è l'elettricità là. Quindi forse bisogna ragionare in maniera diversa. Quindi in realtà mediamente è un abilitatore rispetto alle sfide che abbiamo, no? Anche lì, qualche anno fa, nel 2021, viene presentata questa roba che ha avuto il privilegio e l'onore di scrivere, che si chiama Blueprint Artificial Intelligence for Africa. È pubblica, la potete scaricare, sotto c'era il link ma non si vede nella presentazione. E mentre facevamo questa cosa andavamo a parlare degli stati africani, andiamo in Ruanda. Quando vi dico Ruanda cosa vi viene in mente? Ruanda, macete, no? Queste robe qua, no? Queste, io dico Ruanda, porca miseria. E conosco questa signora che si chiama Paola Ngabire, che è nata a gennaio dell'83, quindi uno dice, che è il ministro dell'ICT e che dal 2008 fa responsabile innovazione della città di Kigali e poi è diventata ministro. Fra l'altro, per esempio, Ruanda è uno dei pochi governi che ha un governo metà donne e metà uomini, no? Tipa tostissima. E dico, ma AI la usate? Però avevo il macete in testa, un po' come dice Marcello, anche se qualcosa avevo già visto, quindi c'avevo un po' meno in testa, no? Dice, ma guarda, abbiamo due cose, adesso le prime che mi vengono in mente hanno questa roba, queste sono foto vere, potete andarvele a vedere. Per esempio, sai, Ruanda si chiama la nazione delle 10.000 colline, perché è tutta una collina quella fare lì, no? E quindi spostarsi è un gran casino. Cioè, abbiamo le partorienti, ogni tanto bisogna mandare le sacche di sangue e non ce la facevamo, e quindi abbiamo creato un sistema con droni a guida autonoma che consegnano le sacche di sangue. Tu non me la puoi ridire, scusa, aspetta, perché ho capito, ma rischio di aver capito male. E hanno quei robi lì, vedete, quei droni, si chiamano zipline, lì vedete che gli stanno mettendo una sacca di sangue e quello parte, va da solo nel posto, consegna, riparte e ricarica. E quindi la tecnologia c'è, la usano in Ruanda, no. Io dico, ah, cazzo, bella. E poi abbiamo quest'altro che si chiama Babil, fra l'altro nel 2021 c'era il Covid, che è un chatbot perfettamente integrato nel nostro sistema sanitario che parla in Kinyarwanda oppure in inglese, che se tu hai un qualunque problema di salute parli col chatbot e lui poi ti indirizza dove devi andare. So se avete parlato col CUP recentemente. No, io ho riso perché poi, voglio dire, ho chiamato il CUP, dico, ma il medico mi ha suggerito di fare una colonoscopia, ci fa nel 2025, sta scherzando, dice, vabbè, mi porto avanti. E in più era pazzesco, nel senso che col Covid mi ha fatto vedere le procedure Covid che aveva, che sono incredibili. La cosa incredibile è che per chi fa sto mestiere, quindi sti robi li ha visti tante volte, dice, cazzo, ma con quell'affare, ma quanti dati stanno raccogliendo? E questa roba è in Ruanda, no? Quindi l'AI cambia un bel pezzo di mondo, se usata nel modo giusto, no? Dall'altra parte invece c'è The Dark Side of the Moon, quindi la NATO, di cui abbiamo sentito nello stesso periodo, quindi nel 22 ottobre 2021, ha pubblicato la sua Artificial Intelligence Strategy. La NATO è un'organizzazione militare di difesa, no? E all'interno di questa Artificial Intelligence Strategy ci ha messo 1 miliardo di dollari
da investire in quelle che vengono chiamate dual use technologies, quindi tecnologie che servono sia per il civile che per il militare, no? Hanno fatto un primo giro di funding a questa azienda che si chiama Helsing, che è un'azienda europea, gli hanno dato 102 milioni, ha fatto un Series A, il claim è AI to serve our democracies. A me fa un po' paura. Ma quello che mi fa più paura è Shield. Shield, fra l'altro, se lo vedete, ha già fatto 2,3 billion, l'ultimo round l'ha fatto a dicembre 2022, come valutazione 2-3 billion, e il loro claim è building the world's best AI pilot. No, quindi quelli pilotano droni, caccia e cose di questo genere. No, quindi c'è anche questa roba. Tra l'altro, quello anche lì è abbastanza interessante, nel senso che questo non è che venga raccontata moltissimo, però si chiama Gissarta, è una roba che è stata creata da un gruppo di volontari ucraini dopo il Donbass, dopo la prima crisi del Donbass, quindi non prima della guerra che c'è in questo momento, dove loro hanno usato il principio di Uber, quindi Uber arrivano tante richieste e dispaccia la richiesta alla macchina più vicina, no? E hanno fatto la stessa cosa, arrivano tante informazioni di intelligence e dispacciano all'artiglieria più vicina e più pronta. E quindi questo ha fatto sì che anziché fare la decision chain per il fuoco d'artiglieria richiedeva 20 minuti, adesso meno di un minuto. E quindi sono molto molto più efficienti a sparare, no? Quindi in realtà, io come l'esempio, Antonello piace questo esempio, anche lui mi spiace che sento un sacco di cose due volte, scusa, ma fra l'altro ringrazio Antonello, Emanuele, coinvolti un sacco di progetti e quindi gli tocca anche fare progetti strani ogni tanto, perché poi io magari ogni tanto li convinco le organizzazioni a fare, loro poi li fanno. Il coltello non è che lo devi togliere, il coltello serve per tagliare la carne, per operare una persona, ma serve anche per uccidere un altro uomo. Quindi non è sbagliato il coltello, è sbagliato l'uso che ne fai. No? Quindi bisogna cercare di prendere questo oggetto che è molto più potente e cercare di fare delle cose positive, no? E che ci faccio con delle cose positive? Questo è un esempio. Chi è che ha idea che in Libia dal 2014 c'è una guerra civile selvaggia? Ci avete idea? No? Queste sono foto vere della Libia recente. E quindi, visto che in Libia c'è questa situazione qua, hanno EULID, la Commissione Europea ha lanciato EUD, ha lanciato EULID e hanno fatto quella roba lì che vedete, quella è una foto mia, del 14-15, che è questo centro di assistenza, quindi c'è un casino in Libia, tu chiami 1415 e dici c'è un casino, potete intervenire, e mandano i first responders, no? Quindi firefighters, polizia, militari, quel che è. Il problema è che mi dicono vai giù, guarda i dati e vedi che cazzo puoi fare, no? E quindi vai a vedere questa roba qua e dici, il problema è che quando dici vabbè ma cerchiamo di fare il dispatching, dici non ci sono gli indirizzi, non ci sono più gli indirizzi, non ci sono più le strade. No, quindi non c'è più, cioè la situazione non è una situazione under control, no? Fra l'altro quando dicevo indichiamo la presenza di firearms, dice la presenza di firearms è sempre, no? Wounded, persone ferite, sempre, no? E quindi ho detto cazzarola, no? E poi vabbè, poi non vi tedio con altre storie che sono anche un po' più, e quindi cosa abbiamo detto? Ma di nuovo, contesto di questo tipo non possiamo mettere niente di sofisticato, facciamo questa roba qua. Quindi, di nuovo, qua usi AI per generare dati, per generare AI. Creiamo un chatbot, lo mettiamo su Telegram e su WhatsApp, lo mettiamo multilingua, dal locale riconosce, quello che vedete l'ambiente di test che gira sia in inglese che in farsi, vado a vedere le segnalazioni mi danno la traccia GPS, mi danno la foto di che cosa c'è, la guido, in modo tale da sapere, per esempio, se sono presenti donne sul posto, devono intervenire operatori sanitari donna, c'è la situazione religiosa complicata, se ci sono dei feriti, se c'è fuoco, se ci sono armi da fuoco, quindi guido questa richiesta e dopodiché che cosa faccio? Genero un sacco di dati e grazie a questo sacco di dati poi posso fare delle previsioni e quindi posso sapere quando è che succede power outages, quando è che succedono gli incendi, quando è che succedono invece gli scontri a fuoco, dove, in che zona e posso fare le heat map. Quindi abbiamo anche qua fatto questa progettazione. L'idea è di avere dati di alta qualità, per avere dati di alta qualità crei un sistema di conversazione che li raccoglie in maniera sofisticata. Quindi anche lì, situazione critica, tecnologie mature, bisogna fare business design e avere collaborazione multidisciplinare. Sempre questa è la direzione. Altra situazione dove, bene, ma questo generative AI si può usare per fare delle robe un po' diverse?
Questo è un altro progetto fatto a gennaio 2020 in Kenya con le Nazioni Unite, UNIDO, che è una delle agenzie delle Nazioni Unite. Andiamo giù. Il Kenya, vabbè, qua non si vede bene la chart, ma in realtà la sua economia è tutta legata all'agricoltura. Tra l'altro faccio sempre ridere, in realtà faccio ridere quando ne parlo con qualche genovese, perché fuori da Genova fa meno ridere, quando gli spiegavano le coltivazioni che hanno. Tra le coltivazioni che hanno, una di quelle di cui sono più proud è il basilico. Il basilico? Basil? Really? Yes, basil. E avevano tutto questo sistema, no? Mi raccontano questo sistema, perché nella blueprint che poi stavano scrivendo dicevano dovete usare i dati. Ah, abbiamo capito, dobbiamo usare i dati, cacchio, che bella idea. E allora fanno questa loro cosa per raccogliere i dati dai produttori, e hanno tanti smallholder farmer, quindi tanti contadini che coltivano roba piccolina, quindi non hanno campi pazzeschi, e vogliono sapere il livello della produzione, skill level, membership, machinery equipment, access to farm labor, farmers biodata, volevano sapere un sacco di cose. E fanno, questo è il processo che avevano, il processo era questo, cioè raccolgono i dati da campo, creano una baseline, continuano a raccogliere i dati da campo e vedono le variazioni e anomalie dei trend. E la raccolta dei dati da campo la facevano con gli enumerator, quello che vedete è un enumerator. Quindi mandavano le persone a raccogliere, dicevo, ma guardavo questi dati e c'erano tipo un dato che si chiama moisture index, cioè quindi quanto il tuo campo mediamente è mantenuto umido. Dico, come puoi pensare di avere un dato di alta qualità? Qua, no? Quanto è grande il tuo campo? Hai avuto delle pest infestation recently? No? Dicevo, cazzo, non ho capito, ma... cioè, che sono tutte cose dichiarative, rischi di avere un sacco di dati che non funzionano. E lì, allora gli abbiamo detto, guarda, primo, ti faccio vedere che puoi fare data maturity. Quindi non è che i dati sono i dati. I dati, all'inizio capisco che mi servono, poi comincio a capire i bisogni e che cosa mi serve, poi comincio a ragionare sulla data quality ed eventualmente sul continuous data gathering, e poi vado sulla data integration, data engineer, e quindi vado sulla data science, no? Ma se non ho questo tipo di percorso, non posso fare data science su della roba che non ha senso. E quindi anche lì abbiamo detto, bene, come si fa? Andiamo a prendere i dati dal satellite. E quindi andiamo a vedere se dati dal satellite possono avere un senso. Lì c'è stata, per fortuna, ovviamente, in Kenya c'è tanto interesse, quindi è arrivata Airbus, è arrivata l'ESA, un sacco di cose. È partito sto progetto che si chiama Geoglam, 2021, questi sono, vabbè, adesso non faccio vedere più i dettagli, ma la cosa carina è che poi le Nazioni Unite hanno fatto partire questo programma di data donation che si chiama Global Pulse, e all'interno c'è un sottoprogramma che si chiama Satellite Pulse, per avere proprio accesso a sia dati satellitari che capacità di elaborazione sul satellitare. Lì Legan, fra l'altro mi ricordo che mentre stavamo facendo questo giochino avevo visto Marcello che aveva pubblicato una foto della sua famiglia, e allora avevo usato lo stesso tipo di roba e gli avevo preso la foto della sua famiglia e l'avevo girata con l'image enhancement, e stavamo facendo questa roba. Adesso hai avuto anche il trailer del behind the scenes. Qui vedete un'immagine satellitare, e lì vedete l'immagine satellitare con l'enhancement, e quindi chiaramente il livello di precisione, nonostante questa sia una cosa statisticamente probabile, quindi quel contenuto è sintetico, non è reale, è però in grado di darti, per esempio, una cosa che si chiama MDMI, quindi il moisture index automatico calcolato dal livello di verde che vede là in mezzo su un campo oltre la dimensione. Questa roba qua è una roba che poi l'abbiamo presa, l'abbiamo rimappata, riteorizzata, riraccontata e l'abbiamo riutilizzata in un sacco di posti. Per esempio il progetto sul turismo che stavamo facendo la settimana scorsa è partito di nuovo da qua. Se non hai abbastanza dati nei tuoi dati tradizionali, allora puoi prendere tutti i dati innovativi, quindi puoi prendere i dati dei mobile network operator, dei telefonini, satellite, dei private utility service provider data. Questo ovviamente nel mondo del settore pubblico funziona molto meglio, le aziende private tante volte hanno dati abbastanza di alta qualità. Ok, faccio un time check con Marcello per capire come siamo messi, per evitare di... C'ho ancora un po' di slide, ma... Ok? C'è un altro time check dopo, perché poi sono sicuro, poi dico, poi ovviamente essendo tra amici, se avete domande, se avete dubbi, non vi fate scrupoli, naturalmente. Questa è una roba che ho un po' più nella pancia, nel senso che qualche anno fa ho avuto mia madre che ha avuto un problema di salute molto grosso, e mi sono reso conto di quanto avevamo tutte queste meravigliose tecnologie e non le utilizzavamo per la salute, no? Voglio dire, la salute si utilizzava molto poco. E allora ho detto, no, cazzo, bisogna fare qualcosa lì, no? E quindi ho provato a farle, poi in Italia è molto difficile,
E allora ho detto, beh, siamo fuori, non è un problema. E quindi, per esempio, ho lanciato questa roba qua che si chiama The Healthcare Data Innovation Council, quindi c'è, per fortuna, conosco un sacco di gente che fa ricercatori o esperti in questo mondo, e quindi per riflettere su come si fa a usare di più i dati in sanità, c'è un sito, healthdatainnovation.eu, con un paper e una serie di cose. Abbiamo anche, ovviamente, cercato di stimolare l'Europa a utilizzarli. L'Europa adesso ha lanciato la cosa che si chiama EHDS, European Health Data Space, ma poi abbiamo detto facciamo un po' di esempi, cioè facciamo vedere come funziona, perché è bello dire usate i dati in sanità, ma poi bisogna farli vedere, no? Perché se non funzionano, perché c'è tutta questa opportunità, cioè bisogna cercare di far diventare la sanità più personale, preventiva, predittiva, partecipativa, no? Quindi dalla nutrizione al fatto che tutte le persone si vedono i loro dati, la predizione, perché abbiamo una serie di problemi, no? Popolazione più vecchia, pandemia, malattie croniche, un sacco di soldi, eccetera, eccetera. E quindi questo è un esempio di una roba che abbiamo fatto con la Latvia. Latvia è un piccolo paese, 2,5 milioni di abitanti, hanno sequenziato tutta la popolazione. In più il presidente lettone è stato sfortunato, ma ha avuto anche lui un personal drive, ha perso una nipote per un problema oncologico, piccolina tra l'altro. E quindi ha detto, no, facciamo una cosa, no? E siamo andati là, per fortuna l'oncologia pediatrica sono malattie rare, tra l'altro Gaslini ne sanno un sacco, ma sono proprio pochi, quindi ci sono pochi dati, è difficile, cioè, si possono fare delle cose, ma sono pochi dati, però là, visto che hanno una nutrizione non ottimale, soffrono un sacco di cancro gastrico, e c'avevano sto massimo esperto sul cancro gastrico, si chiama Marcy Sleja, e ci fa capire quello che sono i problemi del cancro gastrico, no? Il cancro, il terzo cancro più mortale che esista, diciamo, che c'è, che conosciamo, ha 1 milione di morti, che sono i font un po' sputtanati, fa 1 milione di morti circa ogni anno, ci sono una serie di fattori di rischio che sono ovviamente behavioral, quindi smoking, ma soprattutto c'è questo Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori è un fattore fortissimo nella insorgenza del cancro gastrico, addirittura su 3 tipi di cancro gastrico su 5, se non c'è l'Helicobacter pylori non si sviluppa. E uno dice cazzo ce l'ha il 50% della popolazione, questo è il problema, no? Nel senso che ok, ma non posso fare mass eradication perché terapia antibiotica sul 50% della popolazione non ce la posso fare. Cavoli, che faccio? Allora, questa è la situazione, quindi c'è questo signore che si chiama Correa, che nel 2012 ha fatto questa progressive pathway, si chiamano in sanità ce ne sono sempre di più, dove dice tu hai la mucosa normale, vai a una gastrite cronica, poi vai a una gastrite atrofica, poi vai a una metaplasia intestinale, una displasia, e quindi vai sul carcinoma. Non tutti ovviamente, come vedete ce ne sono sempre meno, in realtà le frecce dovrebbero andare sottilissime, tutti coloro che passano, diciamo, nel pathway hanno l'Helicobacter pylori, solamente l'1-1,2% della popolazione arriva al carcinoma. Quindi dobbiamo cercare di capire quali sono quei gruppi ad alto rischio per fare Helicobacter pylori eradication mirata. Questa è Population Health ed è un utilizzo di AI Analytic. Ma potremmo anche andare a vedere nel momento in cui cominci ad andare avanti e quindi hai le endoscopie, vedete quelle immagini che vedete sono endoscopie, quella brutta brutta del cancro, quella lì la mucosa normale, se il computer è in grado di capire le immagini così come può capire un radiologo, per avere meno bisogno di radiologi, avere livelli più efficienti di evidenza, piuttosto che magari per fare l'Helicobacter pylori eradication, visto che devo minimizzare quanti antibiotici ti do, minimizzare gli effetti collaterali ma massimizzare l'eradicazione, potrei usare reinforcement learning visto che lo devo fare a tanta gente. E quindi questi sono 3 esempi di come posso usare l'AI partendo da tutta una serie di dati, perché poi chiaramente i dati sono fondamentali, no? Quindi tutti i biomarker che posso prendere, questo è esattamente AIDA. Antonello ve l'ha fatta vedere un paio di data science seed fa per farvi vedere la parte, diciamo, di come abbiamo usato OpenAI, che è un pezzettino. Ma come vedete abbiamo detto, facciamo reinforcement learning per fare l'Helicobacter pylori eradication, facciamo explainable AI per l'endoscopy o per il pathology, cioè i vetrini delle cose che prendi, ma addirittura anche network AI per il multi-source data integration. Per esempio le graph neural network sono una cosa che di nuovo nessuno sta guardando, ma che in questo momento sono potentissime per riuscire a fare i multi-source data integration, no? E quindi facciamo tutto questo oggetto, lo facciamo insieme con un bel po' di gente che ne sa un sacco di sta roba qua. Questo è una roba, questo fra l'altro l'ha fatto Antonello, quindi adesso sto facendo vedere una roba sua. Questa è la prima dashboard dell'Helicobacter pylori registry, quindi le terapie di eradicazione antibiotica per andare a vedere gli errori e come si comparano country by country su questa cosa qua.
ed è Analytics AI, anzi quasi solo Analytics, poco AI. Con questo affare qua messo in piedi si risparmiano 20.000 vite all'anno e 4 miliardi, quindi gli impatti sono fondamentali da calcolare, perché se no non ci fai gli investimenti. Quindi tu calcoli quello che è perfetto, ma che livello di efficienza riesco a ottenere e quindi quanto risparmio in termini di vite e quanto risparmio in termini di soldi, sempre i font sputtanati, e poi sulla base di quello ovviamente ci metti tutta la roba fancy. Quindi questo magari l'avete già visto, questo slide assolutamente sue, che però ho usato Kirill, quindi ho usato quelle di Kirill che presentava l'Imperial College. Quindi questa roba qua, ovviamente questo è il chatbot AIDA su cui stanno lavorando adesso, no, voglio dire, quindi. E poi il fatto che può leggere l'IMR, l'avete già visto, o questa cosa qua che adatta la risposta al tipo di interlocutore. Quindi questa è una risposta per un paziente, dice: c'ho l'Helicobacter pylori, cosa posso fare? Ah, mi spiace, è importante che segui le raccomandazioni del dottore, avrai della combinazione di antibiotici e di medicazioni, diciamo, che supprimono quella che è la pompa protonica, acid suppressing, ma va bene, cerca di prendere tutto il trattamento e ti sentirai meglio, eccetera eccetera. Se invece il dottore, e quindi ti risponde: first line therapy for Helicobacter pylori, proton pump inhibitor, claritromicina, xilomicina o metronidazole, rispondi in maniera più intelligente o più adatta rispetto al contesto di chi lo elabora. Adesso l'ultimo pezzo che vi faccio vedere è, questo non è nostro, nel senso che questo professore ormai amico carinissimo che si chiama Kirill Veselkov, che è dell'Imperial College, lui sta facendo un sacco di roba sulla GNN, per dire che non c'è solamente ChatGPT, ma ci sono un sacco di cose veramente fighe emergenti. E che cosa sta facendo? Lui sta facendo, e dice: io voglio prendere large omics e andare a guardare come, diciamo, a livello proteomico e non solo genomico, le proteine interferiscono con i pathway clinici. E quindi che cosa faccio? Vado a prendere, questo è un video, presumo, se parte, non lo so, può darsi. Eccolo qua, vado a prendere farmaco per farmaco, lì vado a guardare le molecole che ci sono dentro il farmaco e vado a guardare come queste molecole vanno a reagire con le proteine espresse sulle cellule, quindi la relazione proteina-proteina. Stiamo parlando di miliardi e miliardi di interazioni, quindi tanto, 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 tanto calcolo, no? Però se mi serve per fare un'immagine Midjourney super figa, mi serve anche per fare queste cose qua, no? E quindi vado a capire quali farmaci sono anti-cancer o non anti-cancer, ma addirittura lui ha fatto un po' di più, è molto più bello per me, vado a vedere i cibi che hanno un'efficacia anti-cancro o non anti-cancro. Quindi vado a guardare le molecole che sono presenti nei cibi. Ha fatto questo lavoro bellissimo, dove, questo è un suo paper, come vedete suo, dove prende tutte le micronutrienti, addirittura lui la chiama the dark matter of nutrition, cioè qua vedete per esempio i flavonoidi, gli isoflavonoidi, i tannini, quindi tutte cose che ci sono nei cibi, e va a guardare come questi effettivamente hanno un impatto sul Covid. Questo l'ha già fatto, quindi anche qua spoiler, ormai il Covid è finito, ma la quercetina, quella che vedete in basso che arriva dalla cipolla rossa, aveva un'efficacia pazzesca sull'inibizione della proteina spike, no? Voglio dire, infatti poi come era diventata nota tutti quanti, e lui l'aveva fatto con questa cosa. Ora, avendo questa enorme capacità di calcolo, ma essendo in università, anche lì c'ha avuto un'idea interessante, nel senso che ha detto: ma io non è che posso spendere 10 milioni di dollari di cloud computing, no? Allora che cosa ha fatto? Ha detto: ma perché non faccio girare questo computing distribuito sui cellulari della gente? E quindi hanno preso una piccola engine di calcolo, l'hanno distribuito sui cellulari di tutti, ve lo potete scaricare tutti, si chiama Dream Lab della Vodafone Foundation, e quando attaccate la notte per caricare, comincia a girare, a macinare roba. Tanto è attaccata, e quindi anche se consuma non me ne frega niente, perché il mattino ve lo trovate carico lo stesso, e questa roba funziona, no? E quindi poi hanno fatto negli Stati Uniti questa pubblicità con John Boyega, che mi fa sempre morire da ridere, e quindi ho detto: non potevo non chiudere con questa cosa qua che è troppo carina, no? Però bisogna cliccare per farla partire, temo. Have you heard back? So I'm guessing I play a superhero in it. Flying, gliding, all that stuff. Oh, an ordinary guy. An ordinary guy, you know what? I like it. An ordinary guy fighting a one-man war against enemies from space. Against cancer?
Okay, okay, I see it, I see it. It's more emotional. It's more in depth. This is my moment to shine. This is my inner actor. I'm just gonna use my phone. I'm just gonna use my phone. One man, one goal, one phone. I like it. I'm gonna be a sidekick to an app that helps to fight against cancer while I sleep. You know what? I'm in. Oh, I'm in. Hey, I'm John Boy. I'm John Boy. E quindi hanno promozionato questa cosa qua, fra l'altro vi incoraggio a scaricare e utilizzarla perché stanno continuando a fare girare questi oggetti qua per cercare di capire un pochino la farmacodinamica di queste cose. Ok, qua ci sarebbe il time check 2, ma direi che va bene fermarci anche perché penso sia il valore più che mi farebbe più piacere trasferire è magari dare qualche risposta a qualche domanda, a qualche perplessità, a qualche dubbio, a qualcosa che nasce, perché la presentazione la si può guardare anche su YouTube, ma la domanda bisogna essere presenti in person. Poi, adesso non so se lo vuoi fare tu, ma voglio dire, io ci mancherebbe, sono qua, fra l'altro, voglio dire, non ho non disclosure agreement, non ci sono, diciamo, siamo tra amici, sono a Genova in italiano, mi succede un sacco, quando ricapita. Vabbè, allora la prima te la faccio io. Ripercorrendo la timeline che hai mostrato prima, no? Yes. Io, se non ricordo male, anche ChatGPT2, OpenAI aveva detto, è troppo pericoloso, non lo disco. No, GPT-3. Era su GPT-3. Dopodiché, il primo. Che ha detto, no, questo è meglio che non do il codice. GPT-2 è il codice scaricabile, potete farlo girare sulle vostre macchine. Sì, su GPT-3 c'era questo. E poi recentemente ci sono stati qualche migliaio di teste d'uovo che hanno detto, no, fermi tutti, per 6 mesi non ne parliamo più. Io ho firmato. Tu hai firmato. Ecco, spiegami questa cosa qua. Allora, la cosa che un po'... Il problema è che la stampa italiana ha detto Elon Musk ha fatto la lettera, ma Elon Musk era tipo il 200° firmatario, no? Il primo firmatario si chiama Stuart Russell. Chiunque ha studiato AI un po' seria ha studiato il libro di Stuart Russell, no? Voglio dire, ed è, diciamo, credibile. Lì il tema è che, visto che questa roba andava molto veloce, OpenAI è diventata non più open, e quindi è diventata privata, chiusa, non fa più disclosure di nulla. Nello stesso periodo tre grandi organizzazioni, infatti un'organizzazione, Marcello prima mi ha un po' preso in giro, una che conosco molto bene, che è Microsoft, Google e Amazon, tutte e tre hanno licenziato i loro ethical AI team, tutte e tre, nello stesso periodo. Quindi tra settembre e ottobre del 2022 sono stati licenziati perché rallentavano il progresso di questi oggetti. Ora, se avete visto gli statement di quei tre signori che ho messo, Alan Turing ovviamente là nel tempo da venire, ma Minsky non è da trascurare. Voglio dire, il problema è che queste cose vanno fatte con grano salis, perché sono oggetti pericolosi, no? E quindi si teorizza che questa cosa sia un po' tipo l'energia nucleare, sono troppi modelli open source, sono troppo aperti, sono troppo diffusi e quindi sono facilmente utilizzabili per manipolare le persone, l'opinione pubblica, quindi non è che mi preoccupo tanto dei deepfakes, anche se ormai riconoscere un testo prodotto da queste cose è quasi impossibile. Mi preoccupo del fatto che questi oggetti possano essere utilizzati per manipolare chi non li sa. Quindi era una sorta di wake up call per i regolatori. Quindi regolatelo, c'è stata la proposta di regolarlo come energia nucleare, c'è un ente terzo che è l'AIEA che di fatto va a vedere se tu lo utilizzi per fare una bomba atomica o per fare una centrale nucleare. Centrale nucleare va bene, ovviamente con un po' di regole di safety, diciamo. La bomba atomica non va bene perché c'è un trattato di non proliferazione, no? E quindi, voglio dire, una conferenza recente mi hanno chiesto, ma secondo te Putin sta usando, non è che secondo me, è certo che sta lavorando su 5-6 modelli di questo tipo, non è che secondo me è sicuro, non voglio dire, però voglio dire come hanno fatto armi e tante altre cose. La domanda è, ma stiamo regolamentando, stiamo prendendo coscienza di queste cose oppure sta andando talmente veloce che non ce ne stiamo accorgendo? Quindi era un wake up call. Ha funzionato? Sì, o quantomeno. Se ha funzionato ne parliamo tra 20 anni. Però, se ci siamo, diciamo, tra 20 anni vuol dire che ha funzionato. Il livello di responsabilità, dopo quella lettera sono dovuto andare a Bruxelles 3 settimane di fila, mettiamola così, no, voglio dire. Quindi. Bene, io ho rotto il ghiaccio ma ci sono altre osservazioni, vai, aspetta che ti porto il microfono che se no non si sente la registrazione. Ciao Andrea. Ciao una Phil. Domanda sui temi che sai che a me piacciono. L'etica, no? Perché quando parli di cultura devi iniziare quando sono alti così e abbiamo 30 anni di gap
da colmare, e quindi io mi chiedo, ci sono già delle buone pratiche o delle esperienze replicabili sul portare uno strato di etica agli sviluppatori, che bravissimi tecnicamente, arriva al cliente e dice: senti, ottimizzami questo algoritmo perché il missile arrivi lì, o perché il profitto della mia compagnia di assicurazioni sia massimo anche a discapito del cliente, e il bravo programmatore ti fa un bellissimo risultato. Quindi da un lato agire sui tecnici, e dall'altro mi chiedo, dare un po' di tecnicismo agli umanisti, che siano un po' il contraltare dei tecnici? Ma allora, tanto per cominciare, è addirittura un po' peggio, nel senso che potresti creare, sempre di più usciranno degli algoritmi semantici, no? Voglio dire, quindi la programmazione sarà semantica nel futuro, quindi potrei dire fammi, ottimizzami, come hai detto tu, no? Voglio dire, quindi ottimizzami il profitto a discapito della collettività, o you name it. Qualche anno fa, fra l'altro anche lì ho avuto modo di partecipare a un po' di riunioni dei working group, visto che l'Unione Europea stava regolamentando con le AI Act, hanno creato Altai. Se non sapete cos'è Altai, vi suggerisco anche quello di andarla a vedere. Fra l'altro, se fate richiesta, voglio dire, potete chiedermelo su LinkedIn, chi ha la mail, non c'è problema, mando anche il GitHub su dove scaricare il codice. Altai è un framework per Ethical, Trustworthy, Responsible AI. Quindi che mi posso fidare, è etico ed è anche responsabile, no? Quindi è un framework di autovalutazione. E il casino è che abbiamo fatto mesi di riunioni su queste cose, e poi a un certo punto ci sono esplosi i foundational model dietro, e escono cose nuove ogni giorno, no? Voglio dire, quindi io credo che sia importante creare esempi virtuosi di come si utilizza l'AI for the greater good, in modo tale che ci sia tanta concentrazione per utilizzare tecnologie mature e pronte in questa direzione, e magari mostrarle ai ragazzi, ed è quello che cerco di fare quando vado all'università, di ispirarli a fare questa direzione. Purtroppo sono strumenti potenti, e quindi è chiaro che se poi questa cosa non viene affiancata a quella che invece è una costruzione di una società etica, poi è un problema non banale. Oggi temo che la disinformazione sia un po' troppo diffusa, ecco, insomma, questo è un po', però non voglio entrare in questi temi. Next question. Salve, volevo chiedere una cosa abbastanza specifica, cioè l'utilizzo di queste tecniche per quanto riguarda la parte sanitaria, in modo particolare, diciamo, prevenire il decadimento cognitivo, cioè nel senso che io adesso così butto un'idea, mi chiedo se ci sia, se lo fanno, no? Cioè comunque questi sistemi adesso magari non riescono ancora bene, però comunicando, e quindi avendo magari una video chat con l'utente, possono, io non sono un esperto, sono quello che ovviamente qua ne sa meno, però diciamo possono rilevare una serie di parametri di risposte della persona, e quindi si creano... Quindi mi dici early diagnosis, quindi diagnosi precoce. Sì, per cui praticamente io ci chiacchierò adesso, ci chiacchierò tra 2 mesi, tra 3 mesi, tra 4 mesi. Potremmo provare a fare un robot che magari parla con le persone, le riconosce, le guarda in chat. E cioè, mi chiedevo questo, se esistono come... No, a parte gli scherzi, una delle cose buffe è stata che loro hanno fatto, tempo addietro, io me ricordo, era credo gennaio 2015 se non mi sbaglio, e Antonello con Paolo vengono nel nostro ufficio a Milano e mi dicono: vogliamo fare un robot? Che io subito li ho guardati un attimo e ho detto: vediamo se... No, e poi l'hanno fatto davvero, no? Quindi hanno fatto più o meno quello che dicevi tu adesso. Io do del tu, ma do del tu a tutti, certo. Quindi datemi del tu tranquillamente. In realtà l'early diagnosis, fra l'altro adesso, se non mi sbaglio, mi dicevi che stavate facendo un'altra cosa, però quella dell'orologio, no? dei pioli, giusto? Esistono una serie di test per misurare il decadimento cognitivo, no? Cioè quello dell'orologio, quello dei pioli, ce ne sono una serie, e ovviamente tutti questi si possono informatizzare, si possono automatizzare, si possono raccogliere su scala. Questa roba qua è una roba di raccolta dati di alta qualità, e poi da lì si possono fare le previsioni, perché chiaramente se venisse fatta l'automazione io potrei raccogliere uno stock di dati per 10 anni e andare a guardare per esempio se ci sono dei predittori, cioè chi è che è decaduto più rapidamente, chi mangiava troppo sale o chi mangiava meno pesce o chi mangiava troppa carne, non lo so. Dall'altra parte invece esistono questi lavori come quello che sta facendo Kirill, perché quel tipo di lavoro che vedete su quel tipo, per esempio gli isoflavoni,
che avete visto lì sono ottimi per prevenire il decadimento fisico, no? Quindi tutto quello che è l'azione dei radicali liberi. Quelle cose invece sono un pochino più chimico-fisiologiche, no? Sicuramente quello che sta facendo l'AI oggi è quello di andare, e anzi incoraggio tutti coloro che hanno capacità, voglia, o stimolate voi del data science da farlo, in medicina, oggi la medicina ha il problema che si basa su pochi segnali forti, no? Una battuta che faccio spesso alle conferenze cliniche è: uno dei parametri di azione per il cancro è calo ponderale sopra i 10 kg entro un mese. Voglio dire, vi dico che se avete perso 10 kg in un mese è molto male. E sì che c'è un cancro e quindi il sistema sanitario risponde, ma il cancro facilmente è vascolarizzato, T3, T4, quindi le probabilità di sopravvivenza sono molto basse. Gli impatti sulla vita e sulla salute sono devastanti. Sarebbe bello prenderlo in T0 quando è, voglio dire, una microformazione ipodensa. Per fare cose di questo genere bisogna prendere tanti segnali deboli, che però è quello che l'AI è brava a fare. Quindi ad esempio abbiamo partecipato a progetti dove si fa breath analyzing, quindi si analizza il respiro, no? Dove si va ad analizzare la concentrazione degli elettroliti nelle urine, dove si va ad analizzare, si potrebbe analizzare la sudorazione con dei patch dermici. Quindi ci sono tanti modi per migliorare la salute. Il problema è che per esempio in quel caso è un problema culturale. Cioè i medici faticano molto a fidarsi di oggetti che non sono, diciamo, oggetti che fanno parte della pratica clinica convenzionale. Ed è il motivo per cui abbiamo fatto, per esempio, l'Healthcare Data Innovation Council. Quindi, tornando alla tua risposta, sul decadimento cognitivo si può fare un sacco, sia dal punto di vista della nutrizione che dal punto di vista della rilevazione, ma bisogna che qualcuno cominci a farlo. Anche perché, diciamo, a volte la persona o la famiglia non vogliono vedere il problema, mentre magari un sistema esterno... Guarda, sfondi una porta aperta. Io che vivo di questo, fra l'altro avevo chiesto scherzando a Marcello se potevo portare i miei figli, ma li avrei portati veramente, ma ieri pomeriggio in realtà stavo facendo la dry run, se la son vista tutta, e mi faceva le domande, quindi hanno avuto anche una sessione di domande e risposte privilegiata. Mia moglie sta roba la odia. Io ho il mio sequenziamento genomico completo da 20 anni, 15 anni, quando c'è stato il primo che non spendevo $50,000, l'ho fatto. Io ho il mio genoma, l'ho testato, lo porto in giro, eccetera eccetera. Io voglio avere i miei dati, cioè voglio sapere dove sono le cose. Mia moglie no. Qualunque cosa dico, no, ma non voglio sapere niente. Ma come non vuoi sapere niente? Ma perché? No, quindi io sono assolutamente pro data driven healthcare, però è questa di nuovo culturale. Andare in Ruanda, forse vai meglio, no? Eh? A provare questi test, vai in un ospedale in Ruanda. Ma allora, è vero che l'Africa, quindi l'esperienza africana in generale, ma l'esperienza maltese per esempio, a Malta che vive di turismo, abbiamo trovato questi maltesi super disponibili a fare un sacco di roba molto brillante, molto innovativa sul turismo, no? E mentre ero lì, mentre parlavo con loro, dicevo ma perché in Italia no? Ma perché in Italia no? Ma perché in Italia no? Perché questi stati che sono più piccolini, magari si sentono un po' più indietro, che sentono di avere meno risorse o che sono un po' più in difficoltà, sono più agili. Loro, le start-up, i giovani, anche per questo che bisogna sensibilizzare i giovani, no? Creare questa cultura, perché le grandi organizzazioni a volte ti sorprendono. Novartis, devo dire che mi ha sorpreso, ma mi ha sorpreso Novartis delle 200.000 con cui ho parlato, no? Gli altri, alla fine, fai robe così, no, non così divertenti, ecco, non così di impatto. Bene, allora, siamo arrivati alle 19.30, che sarebbe il nostro time check. Però mi arrogo il diritto di farti una domanda, non so se sarà l'ultima, almeno una domanda. Allora, abbiamo parlato della velocità con cui si evolve questa roba, no? Io soffro di una gravissima forma di sindrome dell'impostore, perché so fare una mezza cosa e che meraviglia, e mi rendo conto di essere veramente indietrissimo. Allora, tu cosa suggerisci? Cercare di starci dietro su tutto, specializzarsi su qualcosa, studiare una cosa ma farla bene, dormire, perché tanto fra 2 anni non ti servirà niente, tanto il coding è morto e buonanotte. Cosa suggerisci? Allora, nel mondo dell'AI ovviamente poi ogni tanto uno dei modi che si ha per riconoscere uno che non è un esperto di AI è quando parli con qualcuno e ti dice sono un esperto di AI. Io dicevo no, voglio dire, perché mediamente è una roba talmente grande, quindi ci sono un esperto di matematica. Ma di quale matematica? E fai le equazioni di secondo grado? Cioè, quindi è una roba. Poi non solo, poi c'è adesso addirittura, per esempio, Sequoia, che è uno dei più grandi venture capital che esiste al mondo, ha detto, cazzo, fate della roba sul generativo, io la finanzio. Quindi oggi si può essere utilizzatori e quindi cavalcare l'onda
e utilizzare queste tecnologie in maniera importante, anche ragionevole, ma non serve granché. Si può essere dei business architect, quindi qualcuno che va a parlare con le organizzazioni o che pensa a un progetto di business e mette insieme i pezzi per fare in modo che funzioni, oppure si può essere dei ricercatori. Quello che sconsiglio io è di fare tutte e tre, nel senso che si può, conviene concentrarsi su una di queste cose. Perché? Perché la velocità è tale che stare sull'onda di tutte e tre non ce la fai più di tanto, no? Quindi credo che dipenda molto da come ciascuno si sente, no? Ci sono quelli che sono più, abbiamo Lorenzo, no? Con noi, che ha più lo spirito imprenditoriale, quindi ha fatto progetti, no? Voglio dire, Hermit ha fatto dei progetti molto belli. C'è chi ha voglia di fare magari business design e chi fa ricercatore e sta nell'università e fa una cosa di questo tipo. Oggi lo spazio di opportunità è incredibile. Non esiste una singola organizzazione che non verrà totalmente stravolta dall'utilizzo di questa tecnologia nell'arco di 5 anni. In 3-4 anni data avremo a disposizione guida autonoma, non saranno più di proprietà, saranno tutte elettriche, gli unmanned aerial vehicles, quindi gli AEV, sono una roba che funziona, perché non li vediamo, bisogna capire, quindi c'è possibilità di fare quello che vuoi, quindi fai quello che senti di più. Va bene, allora io sento che è quasi il momento di aprire la focaccia, e io ringrazio tantissimo Andrea Pescino, a cui chiedo, cioè non grazie, c'è bisogno. Grazie mille.